Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, oggi parliamo di The Diamond Saturator, un nuovo plugin di saturazione derivato dalla collaborazione tra Acoustic Audio e Luca Pretolesi. Diamond Dynamic Saturator porta in versione plugin il suono di uno dei migliori saturatori outboard. Quello di cui stiamo parlando è il Black Box HG2, in combinazione con alcune altre feature uniche e orientato non soltanto al mix puro, ma vira verso lo stadio di mastering un po' più complesso. Andiamo insieme ad esplorare tutte le potenzialità di questo nuovo interessante plugin. DDS è un saturatore, è uno strumento in grado di inserire quindi distorsione armonica nel nostro segnale audio. È il miglior modo per colorare il nostro mix o anche il nostro master. È ciò che cerchiamo di utilizzare ogni volta per dare profondità, dinamica, colore, presenza ai nostri strumenti o ai nostri master. La distorsione armonica introdotta è quello che tutti gli outboard possiedono di base, anche quelli più precisi e mastering grade sul mercato. Ho fatto un video dettagliato sulla distorsione armonica, lo trovate all'interno del corso sull'uso dei plugin di acustica audio sulla mia piattaforma proaudiolearning.com. Iscrivetevi gratuitamente alla piattaforma, il corso è in collaborazione con Acoustic Audio e offre sconti e plugin in esclusiva per gli studenti. Le caratteristiche chiave del DDS sono un doppio stadio di saturazione, la tecnologia Hyper che abbiamo già visto in azione, che ci permette di abbassare drasticamente le richieste di risorse del sistema e aumentare quindi le prestazioni in oversampling. Una coppia di filtri in fase lineare di alta qualità, un sistema inoltre di matrice mid-side, un sistema di espansione con tre livelli bypassabile ed un ulteriore filtro low shelf di alta qualità poi post saturazione. La saturazione per sua stessa natura è una combinazione di distorsione armonica e compressione. Possiamo ascoltare questo tipo di suono proprio dai circuiti valvolari che possiedono questa naturale caratteristica. Normalmente donano colore, incrementano la percezione delle basse e manifestano compressione dandoci quello che tutti conosciamo come calore. Grazie a questo nuovo motore Hyper, adesso Acoustic Audio è in grado di garantire questo fattore nel dominio digitale. Per poter capire appieno il funzionamento di questo Dynamic Saturator, per prima cosa dobbiamo analizzare il signal flow del plugin stesso, perché grazie a questo schema riusciremo a capire come utilizzare il plugin e dove utilizzarlo. L'interfaccia, anche se ben fatta, non mostra le caratteristiche nascoste di questo plugin. Come vediamo, il segnale in ingresso viene splittato in due parti. Una sezione entra e viene suddiviso poi a sua volta in tre bande, proprio come accade nel sistema di mix di Luca e che più volte abbiamo visto eseguito su Studio One con lo splitter. I filtri di shelf non vengono influenzati dallo stadio di saturazione, che invece lavora solo sulle medie. Lo stadio dei medi entra nella matrice MS per poter processare e saturare solo il segnale mid, mentre il side arriva al make-up gain separatamente. Usciti dallo stadio di saturazione, gli estremi di banda vengono riuniti al segnale centrale e passati nell'ultimo low shelf finale, che serve proprio per aiutare a recuperare le eventuali frequenze basse sacrificate dallo stadio di saturazione. Si passa ora alla sezione poi dinamica, che mixa il segnale processato e il segnale dry che avviene dall'input diretto, fino ad arrivare alla sezione di out gain. Quindi questo è il percorso esatto che noi vediamo rappresentato in orizzontale all'interno del plugin. Quindi il segnale entra in ingresso, passa nello stadio di crossover, eccoli qui, AX over e LOX over, che vediamo qui, questa sezione qua, dopodiché arriva nella matrice MS, che è questa qui sopra, e si passa poi allo stadio di saturazione 1 e saturazione 2, influenzati ovviamente dall'input trim che troviamo qui all'inizio della catena.
Dopodiché si passa al Makeup Gain, che è questo qua sotto, che troviamo qui in basso, fino ad arrivare appunto allo shelf generale che abbiamo qua in alto, che è posto dopo tutto il processo di saturazione. Arriviamo poi infine al Dynamic Saturator, appunto contraddistinto da Density, e l'Expansion, che in realtà funziona come un threshold. Lo vediamo adesso nel dettaglio. Quindi, dando un'occhiata all'interfaccia, iniziamo dal on-off del nostro plugin, che si attiva appunto qui dal diamante in alto, quindi questo è il nostro bypass generale. L'input trim, appunto, che va da meno 24 a più 24, questo è fondamentale perché, lo ricordiamo, tutti i plugin di acustica audio, e in particolare anche questo, necessitano di un ingresso a 0 VU, come accade per l'outboard. Questo per garantire l'effettiva funzionalità e potenza sviluppata nel sampling degli outboard e ovviamente l'emulazione all'interno del plugin stesso. In parole più povere, equivale a un meno 18 di BFS all'interno della nostra DAW, quindi possiamo poi regolare l'input trim per arrivare a quella soglia. L'output di conseguenza ci permette di riguadagnare quello che poi noi abbiamo perso magari abbassando l'input trim. Quindi non spaventiamoci di utilizzare questi controlli. Lo shelf è appunto un low shelf con Q fisso a 150 Hz che passa da meno 6 a più 6. Quindi abbiamo questo shelf in alto o in basso in base alle esigenze. Saturation 1 è lo stadio di saturazione valvolare e aggiunge un carattere di calore al suono, quindi fino a diventare estremamente, come vedremo, aggressivo e violento. Sull'outboard lo troviamo con la manopola pentodo, per intenderci, mentre Saturation 2 è sempre un controllo da 0 a 100%, però questa volta controlla la seconda saturazione valvolare, quella molto meno aggressiva, adatta magari al mastering, che sull'outboard troviamo descritta come triodo. Il pulsante di linear phase fa sì che i nostri crossover appunto lavorino in fase lineare, e come abbiamo visto qui nel signal flow il crossover è diviso in tre parti che possiamo manipolare dall'X-over e dall'X-over. Quindi possiamo rendere per esempio il crossover dalle basse da 1000 in giù o da 2000 in giù, e quindi le alte invece magari da 13 o 11k in su. Quindi dividere questi estremi di banda in maniera più dettagliata e lavorare soltanto sul contenuto centrale della nostra song. I pulsanti ovviamente rossi accendono e spengono il crossover, in questo modo non entra in funzione il crossover e tutto il programma viene processato nella sezione di saturazione. Expansion, come abbiamo visto, è il nostro controllo di threshold e quindi pilota la sensibilità dell'EQ dinamico che troviamo qui, quindi quello che vediamo qua, e che determina l'ammontare del segnale processato da una densità di 1 fino a densità di 3. È la tecnologia che abbiamo già visto anche in Bass Plus. Oversampling ci permette di aggiungere potenzialità di calcolo al nostro plugin. Io lo tengo sempre in super oversampling, quindi 16x per avere il massimo della qualità disponibile, anche perché il mio processore me lo consente, e quindi per chi è in grado di supportare questo stress è sicuramente consigliato alzare l'oversampling. In modalità 1x siamo senza oversampling, quindi in 1x è spento. La manopola MS esegue questo mix, è come se fosse la manopola di blending tra i due segnali, quindi più mid meno side o più side meno mid, e quindi ci permette anche di bilanciare questi aspetti all'interno del master o della traccia dove stiamo lavorando. Ad esempio ci accorgiamo che il bus delle batterie ha troppo side, possiamo ridurlo spostandoci un po' più su mid e quindi rendere la batteria ad esempio più centrale, più compatta. Stesso discorso se abbiamo ad esempio un basso elettronico o una cassa elettronica. Static, come dicevo, ci permette di smorzare, quindi di spegnere e ascoltare il suono originale non processato dalla saturazione. È una sorta di check rapido di quello che stiamo manipolando. Mentre i meter appunto ci mostrano il segnale mid, il segnale side, oppure il segnale in sidechain e il segnale, l'ammontare diciamo dell'espansione del plugin.
I bulbi che vediamo qui ai lati sono appunto l'input left e right e l'output left e right. Infine abbiamo appunto la possibilità di configurare il size, quindi ridurre un po' l'interfaccia. Adesso siamo a 2x per poterla vedere abbastanza grande, quindi facile da commentare. Per questo test ho utilizzato un brano remix che ho fatto nel 2020 per Vincenzo Incenso. Lo ascoltiamo senza voce e ascoltiamo cosa fa Dynamic Saturator nei vari bass. Partiamo dal bass del kick. Questo è lo shelf finale. Come vediamo, saturando con il Saturator 2 abbiamo un incremento enorme delle alte, quindi lo shelf serve proprio a bilanciare questo effetto. Se spostiamo il crossover più in alto, la rendiamo molto molto violenta. Mettiamola nel brano. Andiamo sul rullante. Più chiaro, molto distorto, combinazione col kick. Mettiamo side. Claps.
tagliamo sotto. Rendiamo aggressivi anche i synth. Andiamo ora a lavorare di mastering, quindi azzeriamo tutti i controlli.
siamo in grado di rendere più profondo e molto più dinamico il nostro mix, in questo caso mastering su stems, di quanto potessimo fare finora con altri saturatori. Possiamo dire che il DDS è sicuramente quello più efficace a livello di compressione dinamica della distorsione, quindi una saturazione più controllata, più morbida, che a parità di LUFS, a parità di volume, ci regala una potenza ed una chiarezza sul mix e sul master. Ovviamente dobbiamo prendere confidenza con il workflow e quindi con il signal flow che abbiamo visto prima, capire un po' il ragionamento che fa anche Luca su quello che poi agisce all'interno di un brano e andare a lavorare in saturazione soltanto nei punti necessari. Come abbiamo visto, il master e il mix sono due applicazioni diverse e in questo caso l'orecchio e un buon ascolto influisce in maniera fondamentale sull'utilizzo di questo plugin, ma sicuramente è quello che ci permette di rendere il nostro master più potente e dinamico. A mio avviso è super consigliato, vi consiglio subito di scaricare la demo e provarlo perché non ne rimarrete assolutamente delusi. Vi ricordo che nel link in descrizione trovate anche un codice sconto entry price per il corso dedicato all'uso dei plugin di acustica audio e che trovate sulla mia piattaforma proaudiolearning.com. Per poter entrare nel programma educational di acustica audio, quindi poter acquistare gli altri plugin ad un prezzo iper scontato del 40% e un plugin esclusivo fatto in collaborazione con acustica audio e JGR Studios, che sono sicuro di verrà parte del vostro workflow all'interno dei mix e dei mastering. Per il momento è tutto, ciao, a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.